Mirella Serri, buonasera. Buonasera. E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare il suo nuovo saggio, anzi bentornata perché qui nel Posto delle Parole 2 anni fa le aveva raccontato Gli Irriducibili, i giovani ribelli che sfidarono Mussolini, e ancora una volta è un libro di storia, è un libro di storia, la figura di una donna che tanto ha diviso, ed è una figura che viene raccontata da una prospettiva molto singolare, Claretta l'Hitleriana, storia della donna che non morì per amore di Mussolini. Leggo nei risvolti di copertina che Mirella Serri, docente di letteratura moderna e contemporanea, collabora alla Stampa, al settimanale della Stampa Tutto Libri, collabora a Rai Storia, Rai Cultura, e con la casa editrice Corbaccio ha pubblicato I Redenti nel 2005, poi con Longanesi I Sorvegliati Speciali, Gli Intellettuali Spiati dai Gendarmi, quindi Un Amore Partigiano, poi Storia di Gianna e Neri, Gli Eroi Scomodi della Resistenza, e quindi nel 2014 Gli Invisibili, la storia segreta dei prigionieri illustri di Hitler in Italia. Nel 2015, libro che abbiamo anche raccontato qui nel Posto delle Parole, Bambini in fuga, i giovanissimi ebrei braccati da nazisti e fondamentalisti islamici e gli eroi italiani che li salvarono. Mirella Serri, eccoci qui per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, questo suo saggio che raggiunge le circa 300 pagine, per raccontare una storia d'Italia attraverso lo sguardo di Claretta. Ci soffermiamo per entrare in questa storia, Mirella Serri, sull'immagine di copertina, ce la vuole raccontare? Allora, intanto grazie di avermi convocato qui al Posto delle Parole, perché tengo molto a questo vostro bel appuntamento. Dunque l'immagine di copertina è molto bella, è molto suntuosa, è una Claretta vestita da sera con delle bellissime scarpe. Le persone di sesso femminile che ci ascoltano capiranno, sarebbero catturate da questi bellissimi sandali oro che sicuramente erano Ferragamo, perché lì si serviva la Petacci, ed è una donna molto sensuale nell'immagine di copertina, come la racconto io in questo saggio, che è un saggio dove è tutto vero, ma è anche tutto molto raccontato, perché diciamo un po' un cambiamento di ottica e di prospettiva sulla figura di Claretta. Claretta è tuttora l'incarnazione molto nota anche a livello internazionale del rapporto tra amore e morte. E lei è sempre stata la vittima sacrificale, la donna che con grande generosità si è immolata sull'altare del sentimento per un uomo, e addirittura si dice che lei prima di morire si sia messa tra i partigiani che avevano messo al muro, sia lei che Mussolini, tra i partigiani che stavano sparando, che stavano puntando le loro mitragliatrici, dicendo no, ammazzate me al posto suo. Sempre e ammesso che lei abbia veramente detto questa frase, come lei scrive nel suo libro. Esatto, io ho molti dubbi che l'abbia detta, e proprio da questo parto, cioè nel senso che demistifico l'immagine di Claretta, e lo faccio fin dal titolo. Il titolo è Claretta l'Hitleriana, cioè racconto che in quella che chiamo così la seconda parte della sua vita, cioè quando Claretta si stabilisce nella RSI, Claretta ha degli strettissimi rapporti con gli alleati tedeschi, e ce li ha in maniera quasi da credere in loro molto più di quanto non ci credesse Mussolini, che poi in realtà era prigioniero di Hitler. Claretta aveva avuto un'adorazione per Mussolini, tutte le biografie raccontano appunto di lei che non lo conosceva, ma fin da quando aveva 12 anni aveva tutta la sua cameretta tappezzata di fotografie di
di Mussolini, di manifesti con appunto con il Duce in varie pose che ben conosciamo, che abbiamo visto in tante immagini. Ebbene, nella RSI sostituisce questa sua veramente questa figura mitica di Mussolini con quella di Hitler, ma non è un solo un mito, la sostituisce in maniera molto ma molto concreta, tanto addirittura da potersi proporre a Mussolini come ambasciatrice presso in Germania, come ambasciatrice della RSI dell'Italia fascista in Germania, dicendo vado io al posto tuo. Cioè, a questo punto Claretta si considera addirittura più capace di Mussolini di trattare lei gli affari italiani con Hitler. Naturalmente questo non era vero, però questa è un'immagine di Claretta che ha molto potere nella Repubblica Sociale, ma anche perché i tedeschi stessi facevano grande affidamento sulla figura di Claretta. E quindi questo è uno dei modi, è una delle, come dire, un modo in cui io capovolgo questa immagine di Claretta che fino ad oggi non era nota. Tra l'altro Claretta è stata sempre clara, anzi è stata presentata come una donna tutta bicodini, allora si chiamavano diavoletti, bicodini e vestaglie sontuose, e questo c'era, però era una donna anche non solo questo, ma era una donna molto intelligente, non colta, ma capace nella prima, in quella che io chiamerei la prima parte della sua vita, cioè il periodo romano dal 1932 alla fuga verso Salò nel 1943, in cui lei tesse moltissime trame, appropriazione di denaro pubblico, affari illeciti per sé e per la sua famiglia, ma dobbiamo ricordare che il capo clan dei Petacci era proprio Claretta stessa. Quindi sono due immagini che contraddicono quello che di solito è stato detto di questa donna. Quando io dico che non morì per amore di Mussolini, è perché quello che io sto dicendo adesso i partigiani ne erano perfettamente consapevoli, come testimonierà Aldo Lampredi, che fu uno dei partigiani appunto della miglia al muro a fianco di Mussolini, quando ci ordinarono di uccidere il Mussolini e i suoi accoliti. Noi non avemmo dubbi nel fatto di uccidere anche Claretta, perché all'epoca questo, la sua perché Claretta, dice Lampredi, era una donna che aveva molti rapporti con i tedeschi. Tutto questo poi dopo è stato completamente cancellato dall'immagine di Claretta vittima sacrificale, e questo ha contribuito anche allo strazio, lo scempio del suo corpo e di quello di Mussolini a Piazzale Loreto. Io naturalmente non dico affatto che Claretta andasse uccisa, per carità, le addebito il rapporto con i nazisti e le addebito appunto truffe e imbrogli, appropriazione di denaro pubblico nella prima parte della sua vita, però penso che avrebbe dovuto avere, come Mussolini del resto, un giusto processo, che invece non fu fatto. Io penso che il mio punto di vista di storica femminile abbia aiutato a decodificare questo, diciamo, questo mistero della figura di Claretta, perché fino ad oggi gli storici hanno giudicato, ma non solo gli storici, pensiamo anche un grande capo partigiano, nonché il nostro presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nel 1983 addirittura dice che Claretta era, come dire, una donna di valore, e che lui non era tra quelli che ne avevano emesso la condanna a morte, perché era una donna di valore, perché si era sacrificata per Mussolini e invece di fuggire in Spagna con la sua famiglia era rimasta al suo fianco. Adesso giudicare l'operato di una donna in base al rapporto di questa donna col suo amante non mi sembra assolutamente, come dire, lusinghiero per questo personaggio, per una donna. Al contrario, una donna va giudicata per quello che ha fatto. Per di più non dobbiamo dimenticarci che questo amante era un dittatore, un despota, un sanguinario. Ricordiamoci i delitti di Stato da Giovanni Amendola e
ai fratelli Rosselli, pure lo stesso Antonio Gramsci e così via, no? E quindi ce ne sono molti. Io vorrei leggere Mirella Serri, l'inizio, Matteotti. Certo, soprattutto Matteotti, io vorrei leggere l'inizio del suo saggio, perché riporta una frase molto importante. È Mussolini che parla. Tu sei odiata al pari di me, e forse più di me. Io non ti ho mai parlato delle lettere anonime che ricevo e che vengono da ogni parte, specie da quando sei qui e la cosa è oramai nota in tutta Italia. Fatti dimenticare. Ecco, questa è una frase mica da poco. Bellissima. Fatti dimenticare. Sì, è bellissima come testimonianza, nel senso di quello che poi è stato cancellato. Lei era, quando era a Salò, è odiata da tutti, è odiata dai fascisti perché la consideravano responsabile della decadenza di Mussolini, proprio per questo, come dire, per questo sistema di potere che il clan Petacci aveva messo su e che quindi, secondo gli altri fascisti, gettava onta e vergogna sul fascismo stesso. Poi era odiata dai partigiani, che naturalmente la volevano, l'avrebbero voluta prendere, catturare, come poi avvenne, e poi era odiata dal popolo italiano perché ormai lei era nota come, appunto, come una donna che aveva. Tutto questo poi è stato dimenticato, è stato cancellato in nome della, appunto, della Claretta martire, ma lei stessa quando viene, no, quando viene catturata dai partigiani, sembra che si sia, lo racconta Pierluigi Bellini delle Stelle, un capo partigiano che l'arresta, pare che si sia presentata, si sia sciolta in lacrime e si sia presentata come una povera donna che non aveva mai fatto niente di male. In realtà lei era la consigliera politica di Mussolini. Che poi però lo era molto concretamente. Io per esempio documento il fatto che lei durante la RSI gli suggerisce tutti, gli suggerisce i prefetti, per esempio, di spiccata fede hitleriana, gli mette al fianco uomini di spiccata fede, appunto, nazista. Lei era in strettissimo rapporto col ministro degli interni, Guido Bufarini Guidi, che era l'uomo più fedele ai nazisti. Mirella Serri, però il mistero, il pregiudizio, la storia cambiata rispetto a quella vera nei confronti di Claretta Petacci è sicuramente una cosa che non rende merito, non rende merito, e questo libro ne è la testimonianza per arrivare ad una verità storica. Però adesso andiamo nel rapporto tra Claretta Petacci e Benito Mussolini. C'è una differenza sostanziale di età tra i due, e la stessa Claretta si sentiva, se ricordo bene, lei Mirella Serri scrive che Claretta si sentiva schiacciata dal ruolo e dall'importanza del capo del governo, oltre anche dall'età. Continuava a avere difficoltà a chiamarlo Benito, e allora lei, che era sicuramente molto furbetta, scelse un'altra strada e continuava a chiamarlo amore. Ecco. Questa sì, giovane donna, prego. Oppure, scusi se lo interrompo, lo chiamava Gattoni. Ecco, questo è per far capire quanto la scaltrezza di questa donna aveva intorno ai 30 anni, se ricordo bene, Claretta Petacci. Quindi, quando lo conosce 20, ecco, lo conosce 20. E quindi una giovane donna già capace di un'arte diplomatica, se vogliamo. Assolutamente sì, quello che mi ha colpito è che lei conosce Mussolini ad aprile del 32, lo vede poche volte perché Mussolini la teneva a vista, e lei che insiste molto per frequentarlo, lui molto meno perché era preso a parte dagli affari di Stato, ma soprattutto dal rapporto con molte altre donne. A un certo punto della loro relazione lui le racconta che fino a quel momento, siamo mi pare a metà degli anni 30, ne ha avute 400 di donne.
E quindi è sempre lei che insiste per incontrarlo, almeno nella prima, fino al 36 è sempre lei. E la cosa che mi, appunto, per riprendere quello che ha detto lei, parlando di scaltrezza, ecco, ma lo vede 3 volte, 4, 3 volte e subito gli comincia a portare, arriva sempre con dei documenti. Sono dei documenti perché lui deve, perché Mussolini deve aiutare il padre in un processo in cui il padre, adesso, che era tra l'altro il medico, un medico che operava lavorava in Vaticano, Mussolini doveva, come dire, dargli una mano, eccetera, perché si doveva intromettere in un processo. E poi subito dopo arriva con i documenti perché il fratello doveva fare carriera e doveva avere un posto di assistente a chirurgia. Insomma, è molto sfacciata da questo punto di vista. Non aspetta nemmeno niente, nemmeno di conoscerlo bene, ecco, e subito fa richieste. Richieste su richieste per la sua famiglia. Ecco, questa sua scaltrezza, diciamo così, mi colpisce moltissimo. Mirella Serri, andiamo a conoscere Claretta Petacci da un punto di vista, se vogliamo, culturale, mettendo da parte per il momento il suo rapporto con Benito Mussolini. Com'era la cultura di Claretta, la quale non amava molto leggere, tra l'altro? No, infatti non amava leggere, non c'era la cultura di Claretta, non c'era. Lei voleva fare la pittrice, ma non so nemmeno se avesse studiato disegno o qualcosa del genere. Era andata a scuola dalle suore Ginevere, ma poi aveva abbandonato perché era delicata di salute, non era stato tanto bene. E quindi no, non c'era non c'era una grande cultura, no, nessuna cultura da parte di Claretta. Anzi, Mussolini ogni tanto le dice: leggi, non so, Mazzini le suggerisce delle letture, ma non si può dire che lei fosse una donna colta. Quando ancora, appunto, quando erano a Roma, prima della guerra, quindi diciamo dal 32 fino al 40, andava a teatro come andavano tutti, però non era, forse le piaceva l'opera, il melodramma, però ecco, anche qua l'opera lirica intendo, però non si può dire che fosse una donna colta per nulla. Lei ha accennato poco fa, per quanto riguarda il tempo della RSI, la Repubblica Sociale Italiana, ai rapporti di Claretta che tentò di porsi come diretta interlocutrice di Hitler. E questo è un passo importante nel voler affermare il suo lato, se vogliamo, diplomatico internazionale. Ecco, questa è una delle cose, pensi che io ho utilizzato molto anche le testimonianze di una spia, di un uomo, questo sì che era molto colto, un tedesco, Eugen Dollmann, che era venuto in Italia per studiare il Rinascimento e poi il periodo il barocco, e poi era l'interprete dei tedeschi con gli italiani e poi diventa colonnello delle SS, ma era ovviamente una spia dei nazisti. Ebbene, lui dice che durante la Repubblica Sociale le persone che contavano in quel periodo erano appunto Guido Buffarini di Pavolini, che era il fondatore delle Brigate Nere, quindi insomma un uomo era l'ala più radicale della RSI, del fascismo repubblichino, e poi Claretta Petacci. Quindi Claretta contava moltissimo sia per il suo rapporto con Guido Buffarini Guidi, sia proprio perché aveva un rapporto diretto con l'ambasciatore Iran. Ecco, quando mi chiedono le prove di questo rapporto con i tedeschi, Claretta fa fotografare tutte le lettere di Mussolini, su ogni lettera Mussolini scriveva stracciare, 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 perché le raccontava cose personali, le raccontava le liti familiari con Rachele, le raccontava anche molti segreti della RSI, uomini, persone che voleva spostare, dove voleva mettere, eccetera, eccetera.
e lei le fa fotografare e le consegna tutte all'ambasciatore Rann, cioè al peggior nemico di Mussolini. L'ambasciatore Rann diceva: voglio spremere la Repubblica di Salò come un limone. E lei gli consegna tutti i segreti di Mussolini. Quando Mussolini lo viene a sapere, decide di farla arrestare, e non è la prima volta che la voleva fare arrestare. Anche nel giugno del 1923 voleva farla arrestare perché aveva scoperto che c'era un traffico, che la famiglia, che il fratello Marcello faceva un traffico d'oro di contrabbando, e in periodo di guerra era ovviamente vietatissimo. Ecco, la vuole far arrestare, poi era molto debole, era molto malato, era abulico proprio, quindi ci rinuncia. Però Claretta addirittura dà tutte le lettere del suo amante al suo peggior nemico, cioè all'ambasciatore Rani. Ma Mirella Serri, in che modo, ammesso che non sia semplicemente un'impressione, tutto questo avanzare di Claretta Petacci nella vita privata, ma non solo, di Benito Mussolini, e nella gestione anche dei rapporti, tutto questo possa far pensare che Claretta volesse fare un passo successivo? Mi viene in mente il capitolo che lei titola Clara vuole le redini del comando, se ricordo bene. Ecco, pensava forse di fare un passo successivo e appropriarsi ancora di altro potere? Ma guardi, la cosa che lei desiderava più di tutto al mondo era di sposare Mussolini, e chiedono il permesso a Hitler. Lei chiede a Mussolini, che a sua volta deve chiedere a Hitler, il permesso di divorziare, insomma di ottenere una separazione, poi un divorzio da Rachele. E Hitler pare che a un certo punto fosse d'accordo. Comunque poi c'era la guerra, insomma era complicato, altri avvenimenti sopravanzano questa cosa. Ma quando Claretta scappa con Mussolini, cioè Mussolini scappa da Milano il 25 aprile con un lungo corteo di macchine, e Claretta e suo fratello si infilano in questo corteo di macchine, seguono il duce, che non sapeva nemmeno lui dove andare. Infatti ci sono, va a Como, poi torna indietro, e poi insomma alla fine lo arrestano a Dongo, e lei lo segue proprio perché pensava che sarebbero riusciti ad andare in Svizzera a questo punto, e che essendo lei a questo punto sarebbe diventata la moglie, insomma, comunque come si può dire, la compagna riconosciuta, ufficiale, eccetera, di Mussolini, che avrebbe lasciato Rachele. Claretta aspirava a questo. Poi da lì, naturalmente, in quanto moglie ufficiale di Mussolini, sarebbe moglie riconosciuta, insomma, di Mussolini, si sarebbe disegnata un ulteriore destino e un nuovo percorso di potere. Fino ad arrivare all'epilogo che lei ci ha... Sì. Ma infatti non se l'aspettava Claretta, cioè nessuno se l'aspettava, nemmeno Mussolini, ovviamente, che sarebbero stati catturati. Ma quando dicono lei l'ha seguito perché sapeva di... Ma non sapeva affatto di morire, stavano semplicemente scappando. E Mussolini fino a quel momento, insomma, gli era sempre andata bene, diciamola, insomma bene, non sempre bene, ma era stato persino liberato sul Gran Sasso, insomma, quindi sperava di riuscire a scappare in Svizzera. E l'ultimo giorno della sua vita, lei finì per caso sotto la scarica del mitra, quel per caso, dobbiamo metterlo, lei l'ha messo tra virgolette. Non finì per caso. I partigiani erano consapevolissimi del fatto che lei era, la chiamavano una collaborazionista dei nazisti, e all'epoca quelli che erano poi una come lei venivano come, per esempio in Francia un intellettuale francese che si chiamava Brasiliac, dico per dire, ma anche qui insomma
venne mandato a morte, però dopo un processo, in quanto collaborazionista dei nazisti. Insomma, i collaborazionisti venivano anche mandati a morte, però questo sto parlando di un regolare processo. I partigiani erano perfettamente consapevoli del ruolo che aveva Claretta, sia perché negli anni 30 erano tutti emigrati in Francia, e fin dagli anni 30 i giornali francesi parlavano del ruolo sempre più prepotente, diciamo così, sempre più dominante di Claretta a fianco di Mussolini. E poi dopo i partigiani avevano, nella RSI avevano spie dappertutto e conoscevano assolutamente quello che faceva Claretta, appunto, nei suoi rapporti con i tedeschi. Perché questa cosa è stata dimenticata? Addirittura l'Unità, che fornisce varie relazioni sull'uccisione di Mussolini e di Claretta, nella prima versione dice che Claretta è stata uccisa. Nelle seconde, nelle successive 9-10 versioni, comincia a dire che Claretta si era messa lei tra il fuoco delle mitragliatrici e il corpo di Mussolini, oppure che si era mossa inavvertitamente e quindi per caso gli avevano sparato. Ogni volta viene data una spiegazione diversa, però non viene più detto che Claretta viene uccisa, il che dobbiamo anche dirci a rigor di logica. Lei capisce che loro li prelevano da un casale dovevano passato la notte. Se volevano uccidere solo Mussolini, prendevano Mussolini e lo portavano via, e Claretta la lasciavano nel casale. Cioè, se non la volevano uccidere, era insensato portarla a fianco di Mussolini, no? Comunque, al di là di questo, lo dice chiaramente Aldo Lampredi: noi non avemmo dubbi nell'uccidere, nel eseguire la sentenza anche nei confronti di Claretta. Non vedo perché non dobbiamo credergli. Ma la cosa è stata dimenticata perché gli stessi partigiani, subito dopo la prima versione, capiscono che a loro conviene dire che Claretta è stata uccisa per volontà di Claretta stessa, o comunque per errore. Perché iniziano subito nel 45, ma proprio a dicembre del 45 già, i processi contro la Resistenza. Iniziano i processi contro l'attentato di Via Rasella, tanti ce ne sono. E quindi, perché esporsi a un processo? Poi dopo, in un processo sollecitato dalla famiglia Petacci stessa, aveva detto che si era trattato di un atto di guerra, eccetera. Però, diciamo, in generale, ai partigiani che eseguirono la sentenza, chiamiamola così, non conveniva attribuirsi il merito, diciamo, di aver ucciso questa donna senza processo e senza niente, perché rischiavano molto, e quindi preferirono anche l'Unità stessa, e successivamente le varie versioni date dagli stessi partigiani furono che loro, infatti questa di Lampredi è della fine degli anni 70, cioè quindi quando alla fine si poteva dire la verità, ma insomma prima no, ha capito, cioè nel senso che non conveniva perché si rischiava veramente molto. E questo saggio, intitolato Claretta l'Hitleriana, storia della donna che non morì per amore di Mussolini, pubblicato da Longanesi e scritto da Mirella Serri, questo saggio si chiude con queste parole: lei, l'emblema al femminile del volto buio oscuro del secolo passato, uccisa, come le venne comunicato al momento dell'esecuzione, in nome del popolo italiano. Mirella Serri, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Che sto leggendo? Sì. Sto leggendo Nicola La Gioia, La città dei vivi. La città dei vivi, quindi un libro in corsa per il premio Strega? No. Nicola non è, La Gioia non è in corsa per il premio Strega, no. Ah, ho preso una cantonata enorme, è vero. No, non è enorme perché era stato fatto in un momento, in un primo momento, siccome lui l'ha già vinto, La Gioia l'ha già vinto, però è stato fatto in un primo momento, adesso l'aveva rivinto
veronese, allora hanno detto perché non lo rivince anche la gioia, solo che poi invece lui non ha voluto partecipare, quindi no, era un nome che aveva circolato. Bene, grazie Mirella Sari del tempo che ci ha dedicato. Buona serata e grazie a presto. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri ascoltatori. Buona serata. Grazie. A presto. Grazie.